Salve a tutti, Franz, dal vostro Super Curris. Raga, seconda puntata della rubrica dove noi, da buoni masochisti, ci andiamo a sfasciare sfidando fenomeni dei rally e comunque dei videogiochi racing. Quindi, la prima puntata avete visto che ho sfidato Takegaki, ci ha distrutto, avrei lanciato quasi un minuto su WRC10. Oggi voglio sfidare un altro fenomeno incredibile, che è tra cui il primo di questi fenomeni qua che ho visto. E si chiama Henry Kem, vi faccio passare il sito, grandissimo pilota, veramente fenomenale, uguale a Takegaki, sono bravissimi tutti e due, è mostruoso nella guida, forse lui è un po' più patito di Dirt Rally, infatti porta molti gameplay di Dirt Rally e Dirt Rally 2.0, ma è veramente fenomenale, raga, vi dico, mostruoso, ha una guidabilità, una bravura, una sensibilità di livello incredibile. Poi voi mi dite, sì, corra, però quello si allena. È chiaro che ti alleni, nessuno può fare quelle cose se non si allena. Però c'è anche un talento forte di base, veramente incredibile, che lo fa andare forte. Quindi quello che si deve dire, si deve dire. Io mi ritengo un buonissimo pilota, è in grado con l'allenamento di essere competitivo in tutti i giochi, ma non di arrivare a quei livelli pazzeschi. Sono molto sincero. È chiaro poi che noi dovremmo upgradare anche un po' l'attrezzatura che abbiamo. Quando arriverà il T300 già sarà un volante che ti permetterà di sentire meglio quello che stai facendo in strada, in pista e dove ti trovi. Perché è chiaro che parliamo di un volante molto più prestazionale rispetto al nostro T150, che io non mi lamento, ragazzi, io non mi lamento assolutamente. Io lo adoro come volante, ve lo consiglio, perché per il prezzo che ha è veramente tanta roba. Però chiaramente andando avanti si può fare sempre meglio. Allora, in settimana torna sul canale di Mapo, però questa volta la sfida tra di noi. Domani penso di mandargli il tutto e questa volta la pubblica lui, perché abbiamo deciso di fare una volta a testa. È passato un po', ma secondo me va anche bene, perché la gente se no si abitua poi a questo genere di prove. Quindi domani gli mandiamo la sfida, se ce la fa lui a montarla in settimana, nei prossimi giorni la vedrete. Poi, raga, è la settimana dove Amazon già ha iniziato il Black Friday, quindi sul nostro canale delle offerte già trovate una marea di offerte. Oggi ho messo di tutto e di più. Televisioni, scrivanie, mouse, cuffie gaming, cuffie per la musica, giochi. C'è di tutto e di più, ragazzi. Da qui a fine mese sul canale delle offerte Supercorris offerte Amazon di Telegram troverete di tutto. Quindi vi consiglio di iscrivervi e di rimanere sintonizzati, perché troverete veramente il top del top. Per esempio, ieri e l'altro ieri avevamo messo già il T150 a 159 euro, già è tornato a 180 euro, quindi sono offerte che dovete prendere al balzo proprio. C'è il canale ufficiale Supercorris 84, a cui vi dico iscrivetevi, sempre di Telegram, se volete le news in anteprima. C'è Fruit Lab, dove stiamo facendo veramente risultati clamorosi. Iscrivetevi a questo canale, lasciate un like, sostenete il mio lavoro, ringrazio a tutti quelli che stanno donando, perché molti si sono messi in mente di farmi prendere il volante con le donazioni, vi ringrazio enormemente, ragazzi, sono arrivata una marea di donazioni, sono contentissimo, ci vuole tanto perché il volante costa 300 euro, ma pian piano ci arriveremo, vi ringrazio e chiaramente, ragazzi, sono iperattivo su tutti i social. Andiamo qui, in Germania, come al solito non mi sono allenato, quindi qualcosa lo potrei tirare giù dai tempi, però mai ad avvicinarci al tempo che ha fatto Eric. Quindi vediamo un po' come va questa prova speciale, andiamoci a divertire insieme, perché questa è una di quelle prove che vi serve anche a voi per capire che ci sono persone fuori dalla portata di chiunque al mondo. Partiamo. 5, 4, 3, 2, 1... Via, 50, non visto angolo retto sinistra, 160. Rallenta, tieni la sinistra sul crinale, in chicane ingresso sinistra, stretta 2 destra, 2 sinistra, 130, chicane ingresso destra, stretta 2 sinistra, 2 destra. 150, crinale e angolo retto a destra, non visto, non tagliare. 120, 4 sinistra, lunga, stringe, 50. Non visto, uno destra, 120. Non visto, uno sinistra. 80. 6 destra lunga. In 5 sinistra. 80. Finale, 50. Non vista, 3 sinistra. Apre, 50.
crinale piatto, 120, crinale, e non vista, 3 destra, non tagliare su crinale, apre, 250, avvallamento, in angolo retto destra, non tagliare, 50, 3 sinistra, non tagliare, apre, in 5 sinistra, 150, rallenta, 6 sinistra sul crinale, in 1 destra, non tagliare, 120, crinale, in 6 destra molto lunga su Gossi, 100, crinale piatto 120, tornante a destra tardivo intorno a Covoni, in 6 sinistra, in 6 destra lunga, apre su crinale, in 4 sinistra lunga, in 4 destra lunga, stringe 3, non tagliare, in 5 sinistra su crinale, 100, 5 destra, 100, 5 sinistra, apre su crinale, 80, 6 destra molto lunga su crinale, rallenta 30, 1 sinistra, non tagliare, 30, non vista, angolo retto sinistra, apre, 200, piatto crinale lungo, 80, 6 sinistra, 200, piatto grande salto, 120, piatto crinale, 100, crinale e 5 destra su crinale, rallenta 6 sinistra e non visto angolo retto destra, 100, non vista angolo retto destra, 120, crinale e 6 sinistra lunga, 70, piatto sinistra su crinale, 100, 5 destra lunga, stringe, in 5 sinistra lunga, stringe, sul traguardo, 180, allo stop. Thank you.
Allora, eccoci qua ragazzi, disamina finale. Come avete visto, il distacco è stato abbastanza contenuto e molto dato anche dal fatto che lui ha la vettura sicuramente più bilanciata. Erroneamente ho detto il volante, perché questo di Heinrich, come cazzo si chiama, un video vecchio. Quindi adesso ha un volante nettamente superiore. Qui aveva il TMX che più o meno dovrebbe essere uguale al mio T150, perciò stiamo là a livello di volanti. Però è chiaro che lui ha più talento. Ha anche la vettura assettata meglio, perché se voi vedete io ogni volta che cado da un dosso perdo l'auto, soprattutto ad alta velocità il posteriore diventa inguidabile, invece lui è molto più stabile, quindi fa anche tanto l'assetto, ve l'ho sempre detto io, e bisognerebbe metterla sempre bene la macchina a livello di setup per poter sfruttare al meglio tutto, però sono contento così. Se mi allenassi potrei tagliare ancora, ma sono sicuro che anche lui potrebbe fare molto meglio, quindi all'atto pratico potremmo addirittura anche prendere il tempo su. A un certo punto eravamo addirittura davanti dopo la partenza, però dopo se n'è andato subito. Se mi allenassi potrei recuperare e avvicinarmi, però lui potrebbe fare lo step in più. Nelle gare lunghe, nelle prove speciali lunghe ci darebbe sicuramente una marea di tempo, perché lui è nettamente più forte, quindi raga è inutile girarci attorno. Andate a vedere gli altri video per rimanere scioccati, questo non era clamorosamente sconvolgente. Ce ne sono alcuni che vi fanno rimanere veramente scioccati. Raga, vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video del vostro Supercore. Ciao agli occhi.